Allora, siamo arrivati a Milano, ma cosa accadrà alla stazione? Ce lo dice fra un secondo il signor Enrico Guarneri Litterio. Eccomi qua. Allora, siamo stati, ha visto che bella la nostra regia? Ho visto uno strumento da bando, non l'hai visto mai. Quella è un'astronave, non è una regia, è una cosa bellissima. No, lo strumento musicale che c'è qua dietro. Ah, perché ci sono le broken consort, sono una specie di arpa, adesso le vedremo. Guardi, questa invece, guarda la nostra astronave, guardate che bella la nostra regia qui al teatro ABC. Questa è la regia. Bellissima, grande. Io che amo la televisione, che la faccio da sempre, quando vedo queste cose sono come un bambino che gioca con la PlayStation, che guarda un gioco elettronico, guardate che meraviglia, eh? Vabbè, grazie ragazzi, grazie ad Antenna Sicilia che ci permette di fare queste cose, al nostro direttore editore Mario Ciancio Sanfilippo e a tutta la sua famiglia. Allora, ci siamo? Parliamo della stagione teatrale, ne parliamo dopo della stagione teatrale, tra un po' vi chiederò di prendere appunti. Voglio chiudere, proprio velocemente, ma voglio chiudere la vostra partenza per Milano. Una volta che Alfio mi disse calma, lascialo perdere questo signore, che era stato un pochettino duro, un pochettino villano, villano. Io avevo l'indirizzo scritto in un pezzo di carta dove dovevo andare. Cioè dico, io non lo so, devo pigliare questa informazione. Alzo gli occhi e che cosa ti vedo? Per fortuna, alla stazione di Milano, un vigile urbano. Sì. Ora dico, non pensate manco per un secondo che i vigili urbani di Milano sono come chi di nostri. No, sono diversi? Con tutto il rispetto per i nostri, tutta un'altra cosa. Un'altra cosa sono, ma come mai? Come mai dice questo lei? Questo era una specie di Marcantonio, gli auto. Ma gli auto ancora stanno misurando quando è ghiaccio. Molti del nord sono alti, altissimi. Una specie di un paro di spade tante. Era con le gambe leggermente coricate, così. Diva recate. Deve ricorrere al suggerimento, sembra il quiz di Matranga e Minapò. Che è un quiz? L'aiuto da casa, cosa vuole? La telefonata? Che è questo quiz di Matranga e Minapò? Che è? Quei due ragazzi che lei ha visto poc'anzi si chiamano Matranga e Minapò e fanno il quiz. E lei è come se chiedesse aiuto. No, io non chiedo aiuto. Sono le gambe divaricate. Ah! Mi faccio una fotografia. Buona, Vinny. Che se mi diceva, si buttava la giacca. Allora, questo vigile com'era? Questo vigile era con le gambe divaricate. Aveva un cinturone tanto che i mani appoggiati in due cinturone così. Da faccia incazzato. Tagliava dritto fisso davanti a lui così. Aveva un pistolotto lungo tanto che si chiama Colt. Che però è lungo. Si chiama Colt, è la marca della pistola. Un legno di manganelle che ci veniva a cabana. I gradi qua, messo così. Da incazzatissimo. Sì. Io con la mia educazione, la mia tutto mi possono dire, ma per educazione. L'abbiamo detto prima. Diciamo una cosa, una volta la diciamo. No, la diciamo ed è quella. Mi ci avvicino col mio appunto, ci mise davanti all'occhio, prima ci faccio un saluto, mi andai in corpo, che vuol dire? Perché io sono patriottico, signor Rosa, mi andai in corpo da saluto. Ci mise un biglietto davanti, ci disse scusi. Scusi. Che? Per andare dove devo andare. Sì? Per di dove devo andare. Io se piglio il biglietto, su mi sento le mani e dice. Così? Scusi, ma che modi sono insegnato, andare a strada. Ma che modi sono? Ha ragione il signor Litterio. Così si risponde agli utenti, ai cittadini italiani. Ha ragione il signor Litterio, ma che modi sono? La Rosa dice. Sì. Ma per andare qui bisogna prendere il metro. Beh, io dopo mi preoccupai. Perché? Perché disse, mi girai, oddio si è vista uno che camminava con un metro su terra. Ma che? Cioè disse, sto posto un negro io, perché ci vuole un metro? Ma come ci vuole un metro? Però siccome quello ci ha una divisa, certo. Io mi mutai verso le mie cucine, disse Alfio, cornuto per tutti i roti. Sì. Perché se era a Roma e a Milano era per colpa di anche per colpa sua, giusto? Disse, per caso portaste metro del paese? Mi disse, aspetta, Catalio. Rumbo spago da valigia. Sì.
tra un scotch. Sì. Rapa cirnera. Vi ricordate cosa c'era nella valigia? Come la mia valigia che scoppiava la guerra chimica! Signora Rosa, tignusi che ci crescero i capelli immediati! Sì, vabbè, non è possibile! Ce lo giuro, se quel signore avesse stato un altro problema non l'aveva! Certo, il signore dell'Anfia questa l'aveva tutti i capelli! Fini, le ricrescevano! Da partorire subito a qualunque sì. Mesi erano! Bambini, bambini che ci bloccava un sviluppo completamente. Certo, con quel puzzo. I treni con il rosso acceleravano. Si usavano i finestrini. Signora, io mi pigliavo un girone di testa. Sì. Con tutto caiuccio, sempre fedo di famiglia, sì, voglio sì, dire, sì, ci sì, sono sì, abituati. Sì, sì. Mi pigliavo un girone. Mio cugino Alfio. A menso a Murtatella, du Purpo, da Live, da Angiove, du Pane, arrimenava. Ogni tanto mi guardava e facevo. Oh, che cos'è la posto donato? A mezza fruga in mezzo a queste cose, trova un pezzo di metro, tutto un zevato di olio, ufficio scolare, su pulizia, un pantalone. Ma che schifo! Contento vinni nei miei selletterio, caccia un metro. Io pigliai un metro, ci sei Alfio. Non ti sputo da faccia. Solo perché non ti voglio profumare. Va bene, bravo. Mi girai verso vigile con la mia educazione, sì. Disse, signor vigile, sì. Qua c'è il metro. Questo mi tagliavo come se si sdegnava del fatto che io campava. Pigliavo due metri. Un rapivo. E che ha fatto? Una bacchetta sola. Sì? Me ne andava un corpo di cotto. Il vigile! Ma come il vigile urbano? Ma un dolore! E beh certo, un colpo di metro sulla testa! Non lo so se l'ha buscato mai un colpo ma di metro. Ma certo che no, ma certo che no! Un dolore che non si può descrivere! Ma lo immagino, lo immagino! I brividi mi partero da qua, da curita, mi partero i brividi perché erano lungo la spina! Io disse, chissà quanto sangue mi sta nascendo! Una goccia di sangue non c'era! Solo ferito così! No, mi cresceva una cricca nella testa con tutta la scorsita così! Soltanto una botta, una botta, sì! Io, signor, a quel punto non lo so, tra la timbolata che mi ha pigliato di chi tu parli in formazione, un corpo di metro di chi tu passa con una formazione, un scombus mi viene smottamento del stomaco. Può succedere. Io mi resi conto in quel momento che se entro 5 minuti non trovavo un gabinetto, io mi smottavo un IRR. Va bene. Ora io mi domando e vi domando, io da 5 minuti a Milano, come trovo un gabinetto? E non lo so, mi preoccupo anch'io. Allora, per guadagnare tempo, chissà quanti vi è successo, mi stringi un poco i nacchiti, così strette, perché disse, magari di 5 faccio diventare 6 minuti. Sì. Stringeva, stretto, e mi ritrovai a stazione di Milano a camminare da così, stretto. E mi scandavo a domandare informazioni. E certo, perché disse, stavolta mi ha stupito, davvero. Dopo che aveva preso una botta dal signore e un colpo di vetro, dice, per carità. Disse, a Milano, informazioni, no, non te le chiedo. E allora? Intanto dovevo, per forza, come faceva, camminavo da così. Sì. Arrivato a un certo punto, vista uno a una quindicina di metri di distanza, mi fece simpatia, andava a faccia, che di quelle cose a pelle. Sì. Mi fece simpatia. Disse, ora, a distanza di 15 metri non mi può dare né una tembolata, manco un corpo di metro. Mi potrebbe sparare, no, ma non c'è proporzione. Non c'è proporzione. Dio, che tu spara per un'informazione. Ma per carità, Quindi camminavo, mi fermai, ci disse, senta, scusi, intanto mi riparai, se fosse non si può sapere mai, sì. Un'informazione, chissà, non sono, non mi fece niente. Ma si fermava. Che bello. Si fermò. Sì. Come una persona normale. Meno male. Si girava, mi fece un sorriso. Che bello. Italiano. E mi disse, paesano. Chi hai bisogno? Era dei nostri. Era siciliano, evviva! Mi sta allargando un cuore! I siciliani a Milano ci sono! Mi sta allargando un cuore! E allora, che le ha detto questo? Mi disse, scusa! Voleva passare! Sì! Disse un gabinetto, mi disse, sembro dritto, in fondo a destra! Grazie! Sempre dritto, in fondo a destra! Un! Cada stazione era una chiana. Sì. In quel momento capì che la stringiuta dei nacchiti non garantiva più. Quindi? Quindi? Ci mise una mano. Ma non deve. Vabbè. E camminava a stazione di Milano. Sì.
Voi non ci crederete, signor La Rossa, sì. Ogni 15 metri accucchiava 10 euro. Perché camminando a costretto ti chiede che mi passava uno vicino, pigliavano un euro e mi mettevano da sta mano. Eh sì, perché io dicevo, effetti... guardi che non c'è bisogno, ce li prendano, eh! La mano sembrava quella di un questuante, giusto? Vabbè. Oh, 15 metri, 10 euro. Va bene. E mi salvava. Un modo per guadagnare. Ma io ero disperato. Sì. Sempre dritto in fondo a destra. Sì. Io andavo dritto, camminavo verso destra. E c'erano cabine, stanze, porticetti, con scritte strane. Lei non me l'ha detto mai, capellano. Cioè? Push. Push. Open. Open. Closed. Closed. Red. Guardalo. Come parlano? Va bene. Arrivato a un certo punto, quando mi sentivo disperato, disse non ce la faccio più, alzai gli occhi, largo, quando questa tribuna è più alto, c'era scritto Toilette. Toilette. Toilette, quello è. Una femmina disegnata così. Sì. E mascolo così. Sì. Ora io che non parlo un mese. Come capisci che toilettes significa gabinetto? Guardi, lo sanno tutti, anche i bambini che studiano... Toilettes con una femmina disegnata così e mascolo... Ha disegnateci un culo, no. Lo capisco subito di che stavo parlando. No! Ora stai fermo così a leggere, a leggere toilettes, fermo. Va bene, va bene. Dopo 5 minuti, ho capì che ero gabinetto. Sì. Come capì? Perché vedevo le persone che entravano, catrasevano tutti impremurati. Sì. Tutti... Sì. E qua non uscivano tutti quanti tranquilli, sì. Serene, cioè adesso vuoi dire che io ho gabinetto, mi precipito così, come potete precipitare, scendo le scale, prima rampa, piazzetta, seconda rampa, ecco, e gabinetto dentro, l'ha trovato, non li avevo visti mai, che emozione. Dopo il Colosseo vedevo i gabinetti di Milano. Pensate cosa ha messo vicino, il Colosseo e i gabinetti di Milano. Ma si può fare, il Colosseo è un'opera d'arte meravigliosa. Miserabile. Ma perché? Pidocchioso. Ma perché? Per risparmiare un poco di materiale, i porti ne arrivavano manco in terra, si fermavano un attacco. Ma no, sono fatte così. Ma gli dice da c'è il presidente nostro, Lombardo, che poi manda io, tanto sì, da porte di sotto. Sì, non c'è bisogno, è fatto apposta. Scusa, io sono assentato, mi smotto, uno si accalla, vabbè, faccia, vabbè, non ci resto male. Vabbè, vabbè. Basta, rio, sì. Tu pulì un da prima porta, occupato. Io mi ho cagato! Non sto occupato! Va bene, va! Io la rossa! Io disse a Nescino primo, torno indietro, metto a passeggiare, un primo che esce, mi dico io, torno indietro, appena mi rigiro per ripassare dietro una colonna, c'era uno che non l'aveva visto prima. Io fermo così, gli stumitele mi fa... Per carità! Ma mi pensi che sono murato in filo? Lei mi chiamava, io sono scandato, mio figlio mi ha matto, dice, vieni qua, mi ci avvicinai, senza che io dicessi una parola e dopo mi ho ricreduto sui milanesi, senza dire né schi né sco, questo come ci arrivo davanti, piglia 50 centimetri di carta igienica, la taglia, e me la dà. Bravo. Io ci pigliai da carta, ci dissi chiedo scusa per quello che ho pensato sui milanesi, ci dico grazie per la sua gentilezza, e signorilità autentica per davvero. Questo mi fa, prego, 5 euro. E chiedo. A pagamento la carta igienica. 50 centimetri a carta igienica. A pagamento la carta igienica. 50 centimetri, 5 euro. Io pensavo se ti viene un attacco di diarrea, cioè non vuole un rotolo da fare, mutuo la barra. E mi smuovere i nervi. E allora? Perché io da carta igienica ce l'abbia, andava a facesse grazie, non ne ho bisogno. Bravo. Io a lui. Grazie, non ne ho bisogno. Sì. Io. Grazie, non ne ho bisogno. Se ne aprivo una porta di gabinetto, esci uno, la stava la porta a Baneduzza. Sì. Io attraverso la Baneduzza dalla porta e visto successo. Sì. E che vista Sofia? Va bene, ma non vada nei particolari trattandosi di gabinetti, scusi. Mi precipito da Inga, chiudo la porta, ci metto un ferro, doppio ferro. Mi ma se... Vabbè, e fa quello che deve fare. Solo che poi pensare, ora come faccio? E c'è, i famosi 50 centimetri di carta igienica. Ad un momento magari 50 euro. Sì. Ma era un fatto di principio. Sì. Che va a fare? Non lo so. Accomodai. Cioè? Cioè che cosa ha fatto voi? Non lo so. Che cosa ha fatto? Porta, cosa...